Allora, benvenuti Riperiani a un nuovo video di questo canale. Oggi vi voglio parlare di una follia. Disclaimer, io non sono un ingegnere acustico, so ignorantem come un cammello. E si vede che non sono nemmeno un costruttore di casse, perché questa qua è la mia ultima invenzione. Come potete vedere, è abbastanza una chiavica. Che cos'è questa cassa? Questa cassa è il pinnacle della mia ricerca riguardo la dinamica e metodi alternativi di far suonare i coni. Ne ho discusso ampiamente con Mike Borghese, che ovviamente e non approva queste mie follie, giustamente, ma sono arrivato a fargli fare anche lui dei test e a studiare questa cosa degli open baffle. Questa qua è l'idea, giusto per capire le differenze. Se noi prendiamo una cassa chiusa, come ad esempio può essere questa fai datone, cosa succede in una cassa chiusa? Quando noi applichiamo energia al nostro cono per spingerlo e farlo muovere, il cono lavora contro praticamente la pressione dell'aria interna della cassa. Voi immaginatevi una siringa: se voi tirate lo stantuffo della siringa lasciando aperto la siringa, sarà molto facile tirarla. Se voi chiudete la siringa, diventa elastica, diventa difficile da tirare. Succede la stessa cosa nelle casse, per quanto ho capito io, ossia quando il cono esce crea una decompressione che rispinge dentro il cono. Questo ha dei vantaggi, ad esempio ti riduce l'inerzia del cono. Voi immaginatevi di tirare una manata, basta tirare uno schiaffo tranquillo contro, ma devono segare adesso per forza le assi qua fuori. Voi immaginate di tirare una manata a una molla, questa molla continuerà a muoversi. Se voi avete invece un sistema di resistenza, come può essere quello dell'aria interna di un box chiuso, questo box non ha reflex da nessuna parte, non c'è trucco, non c'è inganno, voi andate effettivamente a ammortizzare questo cono. Pro e contro, ovviamente, perché dall'altra parte vi servirà molta più potenza per spingere in fuori questo cono, appunto perché dovete sconfiggere la decompressione interna dell'aria. È per questo che esistono i bass reflex, quindi i buchi che vi fanno sulle casse, ma è anche per questo che esistono queste, ossia le open baffle, ossia delle casse montate in aria libera. Ok, questo è semplicemente un sostegno per tenerla in piedi. In un mondo ideale avrei due bacchette, vabbè, ma è la stessa cosa. Che cosa succede in un open baffle? Non c'è nessuna resistenza per il cono, quindi il cono è libero di muoversi nell'aria come vuole. L'unico problema è che cosa succede? Qui avrò la fase positiva e qui avrò la fase negativa. Cosa vuol dire? Ve lo faccio sentire. Spero che si sia sentito anche, ovviamente mi sa che tipo quelli col telefonino non hanno sentito cosa ho detto, però è quello che succede. Questo cosa comporta? Che c'è cancellazione di fase nelle basse frequenze, quindi queste casse avranno poche basse e saranno mediose e le altissime frequenze faranno cagare. Ma quali sono i benefici? Appunto, siccome sono completamente libere, mi fanno sentire molto molto bene i transienti, perché appunto il cono è libero di fare il cazzo che vuole. E io sto usando in mix questa cassa, che è una cassa d'automobile cinese, una Auna Gold Star 6,5 pollici, con il suo rifasatorino. Non è una coassiale, ha un solo, niente di strano, è proprio una cassa stupida da 10 euro tirata con un LePi come amplificatore. Qual è la cosa bella? È appunto che mi fa un po' da lente di ingrandimento per i miei transienti, ossia se sto comprimendo troppo, qui lo sento in modo molto molto chiaro, perché mi va a mancare quella sensazione di impatto di pugno in faccia che mi danno i transienti, ed è una cosa più difficile da sentire in una cassa, perché qualsiasi box attorno alla cassa è un po' come se fosse un compressore. Quindi per la prima volta riesco a sentire il mio mix senza compressore. Ora non vi sto dicendo a tutti di andare a comprarvi un cono da automobile per attaccarlo a un LePi e fare delle prove, però ve lo sto dicendo perché ascoltare i miei mix
da questo punto di vista mi sta facendo in molti casi anche un po' cambiare idea su tante cose, soprattutto su quanta punta lasciare il kick, quanta punta dare allo snare, sulla dinamica, e mi fa anche un po' da Groot Box. Che cosa sono le Groot Box? È quello stereo di cui parlo anche nel mio corso, quello su Improve Your Mix. Se voi vi tenete una cassa appoggiata per terra nel vostro studio o qualche parte, ci sentite il mix da di fianco, da dietro, avrete una nuova prospettiva sul vostro mix e sarà più facile trovare gli errori. Quindi è un due in uno. Se voi vi costruite una cosa del genere, magari più bellina, cioè nel senso, io ho fatto proprio un buco in un cartone e ho incollato con la gaffa il cono, ho solo messo un paio di fili di ferro giusto per tenerne di più il peso. Sarebbe inutile farvela sentire per microfono perché è veramente una porcata, ma c'è appunto questa sensazione di punch che in tutti i brani professionali che sento da questa cassa c'è, e in molti miei brani non c'erano, che è una cosa che mi ha portato ad allentare un po' i tempi di attacco, a mettere più transient controller o a comprimere a volte di più i suoni, perché qui si sente molto se ad esempio una voce ha troppa dinamica, qua senti subito la voce che salta dentro e fuori dal mix, cosa che invece in cassa è un pochino più controllata. Ovviamente penso di aver detto un sacco di boiate sulla teoria degli altoparlanti. Vi consiglio, se siete interessati a questo tipo di contenuti, il canale di Mike Borghese, che invece lui ha studiato, c'ha la laurea, non come me, e di sperimentare, signori, tenete sempre acceso il cervello, che è così bello fare esperimenti, provare, sentire, chi lo sa, non si sa mai cosa si può trovare, molte volte niente, ma nella strada del trovare niente, innanzitutto ci si diverte e poi non si invecchia mai. Non si invecchia mai, ragazzi. Questo è la cassa che ad esempio è riuscita a farmi capire nel video precedente un po' come si muovevano i transienti nelle voci di Salmo. Molto molto interessante, ed è così. Vi lascio un po' di link dei miei consigli per gli acquisti se volete replicare una cosa del genere, a parte, vabbè, vi metto anche la gaffa, perché no, vi metto anche il link di quella. È giusto che se proprio non sapete dove andare a finire, qualsiasi lepai, appunto questo qui funziona veramente con un alimentatore orrendo. L'altra cosa che mi ha fatto pensare questo tipo di cassa è una cosa molto antica che avevo sentito su Dave Pensado. Loro usano molto le Auratone 5C, che sono queste cassettine box chiuso con un cono molto piccolo, e è quella dove ci hanno mixato dentro Michael Jackson, per intenderci. Ma le alimentavano con degli amplificatori potentissimi. Cioè, io dicevo, come cazzo fai ad attaccare un Bristol a una 5C? E secondo me l'idea era che probabilmente, non lo so, non sono un tecnico, con un amplificatore molto molto potente attaccato a una cassa che ha molta resistenza, loro riuscivano ad avere il meglio dei due mondi, ossia riuscivano ad avere i transienti appunto perché avevano un amplificatore super potente, ma il transiente era molto controllato, quindi l'impulso del transiente era molto molto corto, perché la resistenza interna di questa cassa più chiusa della 5C, che non ha reflex, non ha niente, fermava subito il cono e non gli dava appunto questi problemi di inerzia. Non lo so, perché la prima domanda che mi viene è: ok, ho un amplificatore potentissimo ma lo tengo basso di volume, quindi cosa faccio? Lo tengo alto di volume ma ci entro a basso livello? Oppure, siccome ha molta potenza e molto overhead, riesce a spingere i transienti appunto perché se vuole può? Qui è dove la mia conoscenza di elettronica si ferma. Non lo so, non vi so rispondere nemmeno io. Se qualcuno vuole contribuire alla discussione qua sotto nei commenti, so che ci potremmo scannare. L'unica cosa che vi chiedo, mi raccomando, la gentilezza. La gentilezza non costa niente, costa meno delle casse cinesi. Se sarete gentili verrete ascoltati molto più facilmente. Con l'arroganza mediamente si raccolgono soltanto insulti e non buone idee. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha degli open baffle in casa, vengono molto usati nel mondo della hi-fi appunto per questo suono molto molto particolare. Saranno un po' mediose, però ne ho sentite un paio, perché tutto questo è nato dal fatto che ne ho sentite un paio di quelle hi-fi giganti, c'erano praticamente due open baffle con due 16 pollici e un ultra tweeter. Minchia, sono rimasto un attimino, ci sono un attimo rimasto quando l'ho sentito, molto interessante come cosa, quindi è quello che ha iniziato a farmi pensare a tutte queste cose. Dall'altra parte vorrei capire quella roba degli amplificatori, ma ci devo studiare sopra.
Scusate la chiacchierata, volevo soltanto essere un momento di condivisione delle mie follie. È qua da un po' di settimane, magari l'avete intravista in qualche mia story su Instagram e vi sarete detti: ma Francesco cosa cazzo sta combinando?